Salve da Acropalati, questo è un bel vasone di alici che ho messo sotto sale già da qualche mese. Adesso preferisco metterle nei vasetti piccoli, sia intere e sia prelevando i tiretti. Come vedete, la salamoia è ancora rimasta, quindi è importante che questo sughetto che vedete, questo liquido, sia stato sempre presente in superficie. Questo l'ha mantenuta sicuramente. Se no, potevano indurire e diventare una cosa non proprio buona. Adesso noi cacceremo le alici e faremo la conservazione sia dei filetti e sia le metteremo anche intere. Utilizzando un cucchiaio possiamo rimuovere il piattello che ho messo. Ecco, questo piattello ha fatto in modo che ci fosse questa pressione in questi mesi. Ecco. Eccoli qua. Adesso possiamo prendere le alici, ci facciamo una prima pulita così e le mettiamo in questa bowl di vetro al momento e poi verranno di nuovo poi sciacquate con vino e aceto. Io non preferisco mettere acqua perché l'acqua è sempre non proprio utile per la conservazione. Ecco qua, sono molto piccoline, vedete? Vengono tutte adesso prelevate in questo modo. Ecco le nostre alici, sono veramente molto interessanti, vedete, maturate a livello massimo, dico, dopo 6 mesi mi figuro come sono buone, vedete? Sono eccezionali. Adesso noi mettiamo, cacciare sale grosso con un po' di vino e aceto, in questo modo. Adesso facciamo una prima sciacquata. In questo modo. Ok. Dopo una prima pulita a spruzzo così possiamo mettere adesso le alici in maniera, diciamo così, più vicina in questo recipiente grande, in questo grande piatto, ecco. Poi le terremo con vino aceto per, diciamo così, per 2-3 minuti. Le alici si possono preparare in vari modi, però quelle più interessanti sono quando arriva una grande stagionatura perché poi hanno un profumo più forte e si sente anche nei piatti, ve lo posso assicurare. Ecco le alici che le abbiamo distribuite in maniera abbastanza arieggiata, ecco così, in questo grande piatto. Adesso possiamo mettere metà e metà, diciamo che 1 litro d'aceto, 1 litro di vino è sufficiente. Insieme. Invece di sciacquarle sotto l'acqua, io preferisco fare questa cosa, diciamo per 5-10 minuti. Li copriamo. Se si dissalano con degli agenti che cacciano un po' il pH, quindi riducono un po' il pH, quindi sono molto più interessanti anche per la conservazione. Come sapete, l'acqua non è mai una grande soluzione per la conservazione. Ecco qua, adesso possiamo mettere le alici su questa carta, vedete? Così li facciamo asciugare. Mettiamo su questo tavolo, sparpagliate così. Ecco
Abbiamo cacciato, diciamo, il sale, quello più grosso. Ovviamente, a seconda di uno come ci ha parlato, quando verranno consumate, anche nei vasetti andranno un po' dissalate comunque, facendo sempre la stessa procedura. Però che rimane un po' di sale è un vantaggio. Poi c'è chi le gradisce pure sapide, in questo caso, allora va bene lo stesso. Anche se rimane poco poco di aceto e vino, non fa niente perché tanto è giusto anche che rimane qualche cosetta all'interno. Vedete? Adesso una particina, ma non troppa. Prendiamo i filetti. Prendiamo quelle più grandi, così andiamo meglio a togliere le alische. Ecco. Se ne prendiamo una, si può. Vedete, dalla pancia aprirle in questo modo, partendo dalla testa, vedete? Ancora abbastanza stagionate, però si può riuscire con un po' di maestria a cacciare la lischia, ecco. Ecco, qua si prende, la si tira. Ecco qua. Poi possiamo utilizzare anche una sedia dove mettiamo della carta, vedete, e li possiamo appoggiare così, li facciamo asciugare per diciamo anche mezz'oretta, 10-15 minuti, ecco, giusto giusto per asciugare un po'. Facciamo vedere, io lavorerei meglio senza guanti, ma in questo caso li utilizzo. Si parte, che con senza guanti si fa prima, ecco, però è meglio utilizzare i guanti in questo caso. Allora, visto che abbiamo una conservazione lunga, è meglio evitare. Vedete? Si toglie, la si prende la parte della coda, la si sfila in questo modo e la si strappa la lischia e la si mette poi, e il filetto che abbiamo prelevato lo possiamo mettere in questo modo. Andiamo avanti a fare quelle più grandi, ne faremo solamente un vasetto di queste qua, il resto lo metteremo intero. Si aprono a modo di libro, si dice. Ecco qua. Ecco, sfilettiamo. Addirittura alcune persone della Calabria mangiano le alici o le sarde completamente con le spine. Poi si chiamano pesci salati, che mettono anche del peperoncino, li mangiano intere, senza togliere nulla. Ecco i nostri filetti, saranno più o meno 2 vasetti questi, mi serviranno a me, il resto invece le metteremo intere nei vasetti con olio extravergine d'oliva e olio di girasole. Metteremo anche in aggiunta un po' di peperoncino piccante. Adesso metterò in questi vasetti che ho sterilizzato chiaramente quelli a filetto, poi metteremo anche quelle intere dopo, sempre con lo stesso sistema. Mettiamo un fondo di olio extravergine d'oliva, possiamo mettere un pizzico di peperoncino a scaglia piccante e un po' di più di quello dolce, sempre a scagliette. Adesso possiamo adagiare i nostri filetti che prenderemo con una pinza nel vasetto, così, in questo modo. Chiaramente è un lavoro molto certosino, poi chiaramente quando si vede un po' il prezzo dico, ah è caro, ma vedete i passaggi, si riducono del 50%, poi c'è tutto un lavoro immenso da fare. Ma sono molto molto gradevoli queste qua, eh. Qua li faccio al massimo un vasetto di questo qua, non di più, vediamo quando mi viene. Ecco qua. A questo punto possiamo ancora proseguire, vedete, con un po' di pepe e un altro po' di velo piccante, così. Io sono convinto che anche l'olio di girasole va bene anche come olio, facciamo metà e metà, ecco. Copriamo e andiamo avanti, sempre mettendo i filetti con una bella pinza, così, in questo modo.
Questi possono poi prelevare. Non credo che quelle marinate, perché quelle si mangiano a crudo, stagionate, non vanno tanto bene. Queste sono ottime per fare degli antipasti, ma anche per fare la pasta, per esempio, con le acciughe, il pan grattato. Ecco qua. Per arrivare a questo punto ne mettiamo ancora un'altra. Mettiamo ancora un pizzico di pepe e un pizzico ancora di questo qua. In questo caso mettiamo un po' di olio extravergine d'oliva. Copriamo. E finiamo il vaso con gli altri filetti. In questo modo. Ok, ci siamo. Vedete? Si fa solamente un vasetto con tutto quello che abbiamo sfilettato. Ecco, ci siamo perfettamente. Ancora possiamo mettere un pizzico di pepe e un altro po'. Adesso possiamo invasare quelle intere, sempre nei vasetti di varie misure. Mettiamo prima un fondo di olio. Ecco, mettiamo prima adesso un po' di pepe, così, anche di quello piccante, e poi mettiamo un po' di olio extravergine d'oliva nel fondo. Ok, adesso anche con i guanti in questo caso possiamo prendere le nostre alici. Io di solito giro in questo modo così mi trovo meglio, vedete? E magari a testa in giù possiamo mettere le alici dentro il vasetto. Arrivato più o meno a questo punto possiamo mettere ancora un altro po' di pepe e un altro po' di pepe dolce e possiamo anche mettere, in questo caso metto olio di girasole, bene, facciamo un po' di olio d'oliva e un po' di girasole, 50 e 50, ecco. Ecco qua, copriamo fino a un certo punto, io faccio la metà olio di girasole e due parti li facciamo, diciamo così, di oliva. Un altro po', un altro po' di pepe e nel caso dopo possiamo mettere un po' di olio. Adesso le metto da questa parte e poi completeremo a finire. Adesso si va avanti allo stesso modo, vedete, si prende, volendo si possono anche tenere per intere così, per lungo, ma siccome i vasetti sono più piccoli in questo caso li devo mettere in questo modo. Poi dopo faremo vedere anche alzate, come si vanno distribuite. In questo caso non è possibile. Adesso faccio vedere come si possono distribuire le alici nei vasi più lunghi, in questo modo per il lungo in verticale. Ho messo nel vaso un fondo di olio extravergine d'oliva e del peperone in grani, tagliato in grani, a granelle, ecco, sia quello dolce sia quello piccante. Adesso si prendono le alici in questo modo, anche in senso volento antiorario, e si girano così. Ci vogliono vasi più lunghi in questo caso, perché sennò non riusciamo a coprire con l'olio. Ecco, vanno utilizzati questi vasi qua per queste evenienze. Se lo volete vedere per il lungo, dovete fare così. Andiamo avanti.
Prima si fanno le sponde e poi si possono mettere al centro quelle che ci vanno più o meno. Si possono anche finire con quelle più corti, ecco, così possiamo pareggiare la parte che rimane. Ok, ci siamo, vanno bene così. Un altro pezzettino. Ok. Ecco il nostro vasetto con le alici in verticale, vedete? Hanno questa forma anche molto bella da vedere. Adesso possiamo mettere un po' di pepe, piccante, quello dolce un po' di più. Quello piccante mettetene pochissimo, ecco. Possiamo finire anche prima con un goccio di extravergine d'oliva. Ecco, qua, e poi mettiamo l'olio di girasole. Poi rabbocchiamo, casomai, con l'olio extravergine d'oliva. Vedete? Lasciamo agire l'olio, che tanto sono abbastanza larghi, quindi scenderà sicuramente, e poi vedremo di rabboccare fra qualche ora. Adesso io vado avanti facendo altri vasi simili, come questo qua, e ci vediamo alla fine del lavoro. Ecco le nostre alici che sono state invasate con olio extravergine d'oliva e con del peperone a scagliette, sia quello piccante sia quello dolce. Questi sono vasi vari, sia per il lungo, vedete, sia normale. E ci sono anche dei filetti che abbiamo sfilettato. Adesso rimarranno così, diciamo così, per un'oretta o due. Poi, nel caso, faccio ancora un'aggiunta di olio extravergine d'oliva, nel caso ce ne fosse bisogno. Dopo andranno poi messi i tappi. Io di solito non li sterilizzo questi vasi perché sono stagionati al massimo, quindi chiaramente il rischio è bassissimo. Però se voi volete maggiore sicurezza li potete poi sterilizzare mettendo i vasi a testa in giù anche in una pentola d'acqua per anche 10 minuti, non di più. Io addirittura non l'ho mai fatto in questo tipo di preparato, visto che lo utilizzo per i miei bisogni personali, voglio rischiare così. Anche perché l'olio è più che sufficiente per mantenere tutto. Non mi piace bollire assolutamente le alici, ecco. Con questa ripresa vi saluto e alla prossima occasione da Agropalati Provincia di Cosenza da Michele Expert.